Scusate se faccio partire con la telecamera che è un po'. No, è che devo. Dovevo trovare. Ecco fatto. Penso di aver trovato la sistemazione giusta. Non, in realtà penso che cadrà da un momento all'altro. Comunque. Continua. Ciao a tutti ragazzi, sono stati benvenuti in questo nuovo video. Siamo entrati su Poco Y con la telecamera un po' traballante. Infatti adesso la risistemo perché. Porca vacca, perché voi dovete sapere che io le telecamere come sistemo. No, poi di un pennello lo metto dietro al tablet. E così faccio il mio. E così il tablet è regolato, è inclinato nel modo giusto. Solo che oggi ho preso il pennello sbagliato. Allora provo un attimo, vediamo se col trucco di magia riesco a sistemarlo. Oh, che bello partire con le telecamere che compro dico io. Ok, penso che adesso vada. Oh, ok, l'ultima volta ragazzi eravamo finalmente arrivati a Nova Artopoli. Che cavolacci, proprio perché avevamo 100 ore di arrivare solo alla prima città. E avevamo incontrato la sorella della capopalestra, cioè per sbaglio per andare a. Per sbaglio sono andata per uscire dalla città dal prossimo percorso che dovevo attraversare. Ho incontrato la sorella della capopalestra, che è una fotografa. Quindi, ok, ragazzi, dovete sapere che. Ah, sì, l'ultima volta avevamo catturato tutti i Pokémon che si potevano catturare nel percorso 3. Quindi, se vi interessa, andate a vedere lo scorso episodio. E poi, ragazzi, ieri sera per conto mio ho fatto. Tipo un'oretta e mezza a livello, passato un'ora e mezza a livellare. E adesso il risultato è che Froakie e Fletchling sono a livello 15. Poi Pidgey a livello 14 perché non sono. Non ho fatto il tempo a livellare la fiera a livello 15. Mentre Spiupa è a livello 11 ed è la prima ad entrare in campo secondo la formazione che vedete qui. Perché volevo tenermi la sua evoluzione per quando registravo l'episodio. Perciò l'ho lasciata a livello 11 perché lei si evolve a livello 12. Per il resto, ragazzi, Froakie e Fletchling sono a livello 15, che secondo me è il livello. Cioè, secondo me è con il livello 15, con tutti i Pokémon, secondo me, abbattevo il primo capopalestra ad una velocità allucinante. Comunque, ragazzi, oggi non registro ancora 4 episodi, ma per voi non cambia niente, come al solito. Io dico sempre queste robe per me, perché ho intenzione di riempire l'archivio di video. Ah, sì, poi dopo ci siamo anche procurati i patti nello scorso episodio, quindi che bello, finalmente posso andare in giro velocemente. Ok, dopo a parte questo aneddoto dei pattini, ragazzi, dobbiamo finalmente oggi penso che inizieremo ad andare un po' più velocemente nel gioco, perché con i Pokémon potenziati così tanto ho intenzione, come si suol dire, di andare abbastanza velocemente. Oggi registrerò solo 2 episodi, come al solito, ma per voi non cambia niente. Ripeto, questa parentesi è solo per i video nell'archivio, perché vedo sempre pochi video salvati nell'archivio e io non voglio rimanere senza video. Ripeto, se no, a parte per quando ci sono quelle occasioni in cui dico ok, questi giorni ragazzi non ci sono video, rischio di non esserci video alcuni giorni. Ok, nel caso in cui possono esserci, nel caso in cui posso coprire tutti i giorni, no, lì non mi sta bene il non coprire un giorno. Ok, finite le parentesi, ragazzi, direi che dopo 6 episodi, cosa sono? Sì, 6 episodi, no, 4. Dopo 6 episodi direi che finalmente oggi siamo al quinto, direi che possiamo entrare nella primissima palestra del gioco, che non è che è lontana 1000 miglia dall'inizio, dalla nostra casa, dalla casa del nostro personaggio, ma semplicemente sono stata io una lumaca perché voglio fermarmi adesso a catturare tutti i Pokémon. Tra l'altro, ragazzi, non l'ho detto, ma i Pokémon del Pokédex di Kalos, quelli catturabili nel gioco, sono 150 con evoluzioni incluse. Quindi, noi arrivando a catturare i Pokémon nello scorso episodio, siamo arrivati a Dunspass. Fate conto che Dunspass era l'ultimo, era il Pokémon più avanti nel Pokédex. Dunspass è il numero 40 di Pokémon. Perciò, togliendo i Pokémon che non abbiamo potuto catturare perché servivamo da pesca, e togliendo le evoluzioni, i Pokémon di Kalos sono catturabili, sono relativamente pochi. Quindi siamo già abbastanza avanti con le catture dei Pokémon. Poi dopo, ovviamente, magari non so se vi avrei di completare l'intero Pokédex facendo evolvere tutti i Pokémon in questo e quell'altro. Comunque sappiate che Dunspass è il Pokémon numero 40 del Pokédex, l'ultimo è il numero 150, quindi
Le Pokédex ovviamente sono classificate anche le evoluzioni dei Pokémon, perciò con tutti quei Pokémon che abbiamo catturato, diciamo che corrispondono a tutti i Pokémon che abbiamo catturato finora, tipo una quantina di caselle, una quantina, almeno una trentina di caselle del Pokédex. Ok, finita anche questa parentesi, finalmente possiamo entrare nella palestra, che non ho letto che la palestra comunque si riconosce anche dal sito della Pokéball. Vi ricordo la palestra di tipo coleottero e ok, perché ogni capopalestra è specializzato in un elemento. Io li chiamo boss i capopalestra perché effettivamente loro sono battaglie boss, ed ogni capopalestra è specializzato in un elemento. La prima che otterremo è la medaglia insetto, se non ricordo male si chiama così, e da cui potrete ben vincere, da cui potrete ben intuire dal nome, è la medaglia del capopalestra specializzato in tipo coleottero, quindi questo. Salve futura campionessa! Addirittura già avete detto della campionessa, ma se ho appena iniziato. Ah, ma appena mi sono mosso da casa, signori! Oh, questa è la tua prima sfida in palestra, vedo! Sei emozionata? Sei nervosa? Io non vedo l'ora di arrivare a capo palestra, vedi tu? Su su, non ti preoccupare, con te ci sono i Pokémon! O meglio, sono i tuoi Pokémon che devo lottare, mica tu! Scendendo da quel palo di poter raggiungere la stanza in cui si trova la capo palestra. Un momento, prima che tu vada, c'è una cosa che devi sapere. Tutti gli allenatori di questa palestra usano Pokémon di tipo coleottero. Ok, grazie per averci detto. Vai, premo A e scendo giù per la ragnatela di ragno. Questa è la ragnatela di ragno, tipo, eccoci qua. Quella, che figo, le ambientazioni delle palestre sono sempre bellissime. Allora, possiamo muoverci solamente sui fili, fili bianchi. Ci sono i fili grigi e i fili bianchi, possiamo muoverci solo su. Ok, a volte le palestre sono dei veri e propri labirinti, quindi a volte è difficile arrivare solo al capo palestra. E a volte c'è questa cosa che fa ridere, che a volte è più facile, è più difficile arrivare al capo palestra che poi vincere lo scontro con lui. O a volte sono difficili entrambe le cose, in quei casi è proprio il caso peggiore, perché dici cazzo, difficile tutto. Salve sfidante, coraggio, mostrami la tua squadra. Ok, che ci fa un allenatore bulletto qui dentro, vabbè. Piego. Vedrai Piero, adesso ti distruggo con il mio coleottero parlando. Ovviamente tutti hanno qualche Pokémon di tipo coleottero. E qual è il primo che uso? Un coleottero, ovviamente. No, adesso Spiova io direi che voglio solamente farla salire di livello. Piuttosto mettiamo Pidgey, che è un Pokémon volante. E ragazzi, i Pokémon di tipo volante sono ultra forti contro i Pokémon di tipo coleottero. Infatti off camera ho fatto fuori tutti i proprio non ci voleva questa. Rischia, è confuso, rischia di colpirsi da solo. No! Porca troia, partiamo bene. Usa azione. No, allora, lo stato di confusione, ragazzi, rischia di far colpire da solo il Pokémon, ma la probabilità, che a quanto pare con grafica è molto alta. Comunque sappiate che, a parte per questo problema iniziale, aia, Pidgey, vuoi guarire da uno stato di confusione? Che non c'ho voglia di perderti subito. In alternativa se... Oh, sì, funziona. Intanto guardate il livello di questo... Leiba. Livello 10, quindi ho fatto bene a livellare i Pokémon. Brutto colpo. Aia. Colpo inflitti 3. Ok, allora io direi che possiamo già... Ma al limite, ragazzi, prima dello scontro con la capopalestra, esco e ritorno su al centro Pokémon a curare tutti i Pokémon. Comunque, in ogni caso, io direi di curare un po' la nostra Pidgey. Qui, no, cazzo, uso le Pokéball. Terapie PS. C'ho una super pozione che però mi tengo per lo scontro. Vediamo quanto ridava la pozione. 15 punti vita, giusto? Beh, penso che bastino. Nel frattempo puoi guarire da uno stato di confusione Pidgey? Che dopo un po' guarisce, però non... Allora? Oh. Sempre sti colpi a raffica. Io odio le mosse che fanno colpi a raffica. No, ti prego. Dio mio, povera lei. Cioè... No, ok, adesso la cambio. Scommettiamo che adesso che metto su Fletchling mi fa super suono. Però già inquadrato è questo... Questo Leiba è un Pokémon stronzo. Che no, incredibilmente non ha usato subito super suono. Ok, vai. Vai, grande Fletchling, finiscilo. O finisci, no, ho visto il sesso.
vai, 100 punti esperienza e passo sono tanti. È bello stare qui in palestra, si incontrano sempre tanti Pokémon in palestra. Va bene, se lo dici tu. Ok, vado subito sulla borsa e curo subito la povera Pidgey qua che... Dai, ci sono rimasta. Ok, ho recuperato... Ah, 20 PS fa recuperare, non 15. Va bene, va benissimo, va benissimo. Ok, continuiamo, proseguiamo. Faccio cadere le gocce. C'è qualcosa di qua, vedo che si... No, non si può andare, pensavo che si potesse andare invece. Ah, devo sorbirmi anche quell'altro bulletto, vero? Sì. Devo sorbirmi anche quell'altro bulletto. Stavolta me lo voglio sorbire per davvero, però, perché... ho fatto. I Pokémon tipo colotto si evolvono in fretta, sai? Sì, lo so, infatti non vedo l'ora che... Spiuma arrivi a livello... Renato, intanto. Voglio che arrivi a livello 12, così... Ecco, parlando di Spiuma. Vabbè, questo in teoria non dovrebbe avere mosse che confondono, quindi... Cavoli, manca molto a livello 12 per Spiupa. Oh, il suo Spiupa è maschio intanto. Ok, vediamo Pidgey stavolta se riusciamo a fare uno scontro più decente. Che voglio farla salire di livello... Non arriviamo a livello 15 in tempo per lo scontro boss, però... Dopo, quando arriviamo alla capopalestra, me la metto come primo Pokémon da utilizzare in squadra. Così partiamo subito in quarta. Brutto colpo. No, non è brutto colpo, ma è super efficace e basta. Okay, vai, vai, raffica, raffica, raffica. Uole. Che bella animazione che ha lo Spiupa quando muore. Cioè, quando è esausto, scusatemi. Abbiamo sconfitto anche questo bulletto. A quanto pare che tu ti sei voluta come la natrice. Che battuta dell'elo. Bene, salvo battute di merda del bulletto a parte. Dovevo passare per forza di qua, tra parentesi, perché c'era solo di qua si poteva passare. Qui c'è un altro bulletto, una pupa. Eccoti qua, una preda perfetta per la mia gagnatela. Questa c'ha un gagno, mi sa come Pokémon, ma c'ho questo dubbio, Rosalia. Non l'avevo visto, era proprio lì nascosta dall'inquadratura. Kakuna, non è un ragno, Kakuna si evolve in una vespa, però ok. Bene, vai, vai. Qui Spiupa sta per evolvere. C'ha due Pokémon questa allenatrice. Dai, mettiamo su sempre la nostra Pidgey, che è la protagonista della puntata. Pidgey e Fletchling, aggiungo, perché poi dopo non scontro saremo loro due, perché sono rafforzatori, attenzione. Aumenta la difesa di molto, vero? Aumenta e basta. Alcune mosse invece aumentano di molto. Di livello 7 è questo Kakuna, ma secondo me c'ha una difesa alta. No, invece lo faccio fare sul colpo. Ci sono rimasta male. Ok, anche questo c'ha una bella espressione quando proprio esausto si vede. E Spiu passare al livello 12! La prossima scelta sarà Combi! Continuiamo a lottare, non cambio Pokémon. Vai. Mi è venuto più vita la bocca a imitare il verso. E questo ha più difesa di Kakuna, ok? Cos'è la turbo sabbia? No, ho letto. Vabbè, in ogni caso, la combi di questa pupa è andata. Particolarità, le combi femmine si evolvono nelle apigegine, che non mi ricordo come si chiamano, mentre i combi maschi non si evolvono affatto. Pidgey è salita di livello 15. Accidenti, le metà non è riuscita a intrappolarti. E meno male. E attenzione, luce dal basso. Spiupa, si sta evolvendo! Oh, volevo proprio farvi... Abbiamo proprio ottenuto l'evoluzione per questo episodio. Guardate quanto sono stata gentile. Mi piace da matti far vedere le evoluzioni. Ecco perché no. Ecco perché voglio tenermele per gli episodi. Oh, eccola qui, bellissima. La nostra Spiupa si è evoluta in un Vivillon. O Vivillon. Penso che si lega Vivillon. Io l'ho sempre letto così. Vivillon vorrebbe imparare Entomoblock, ma conosce già 4 mosse. Ma che palle sta roba che i Pokémon possono conoscere solamente 4 mosse. Perché non si può fargli conoscere 30 mosse come in un Final Fantasy personale? Vabbè. Entomoblock, vediamo, fai dimenticare, andiamo a vedere cosa fa. Andiamo qui sotto a vedere. Entomoblock, vai a vedere cosa fa. Ok, colpisce i nemici intorno opponendo resistenza e riducendo il loro attacco speciale. Beh, bella mossa, intanto vedete gli elementi di Vivillon con le otto e volante.
Che poi sta bellissimo. Cioè, poi vivi un femmina e poi dopo è bellissimo. Che è che il maschio è uguale. Però, cavolo, una farfalla. Io quando penso alle farfalle, penso, non so voi, a degli animaletti femmina. Non so voi, ma. Ok, adesso allora possiamo farle scordare. Ma sì, dai, 1000 bave. Perché 1000 bave. Ok, diminuisce la velocità, ma non è che a me interessi molto. Vai. 1, 2 e tada! Vivillon dimentica 1000 bave e al suo posto imparentum block. Oh, che bella la nostra Vivillon. Ok, l'ho fatta evolvere come volevo. E adesso è il momento di cambiare formazione. Vi faccio vedere la formazione qui in basso. E mettiamo Vivillon al quarto posto e Pidgey al primo. Così Pidgey sarà la prima a scendere in campo nello scontro con la capopalestra. Che non so se la vedete, è quella lì che sta davanti, questa. No, aspettate, avevo ancora meno aperto. Aspettate, prima di raggiungere la capopalestra uso un'altra pozione su Pidgey, che io non la faccio andare in campo con la vita gialla, perché a me la vita gialla non piace, lo dico sempre. Ho sputacchiato sullo schermo. Non lo schermo del Nintendo, ma lo schermo del tablet, vabbè. Voi non lo vedete. Ok, abbiamo finito di... Ok, siamo a 16 minuti, 16 minuti di... Già, madonna, come è volato il tempo. Finalmente possiamo scontrarci con... Scontrarci? Sfidare la capopalestra, batterci con la capopalestra. Sfidare la capopalestra, oh, ecco, ho avuto il termine giusto. Ciao! Quell'espressione che trasmette tutta la tua determinazione della lotta. Meravigliosa, semplicemente meravigliosa. È la prima volta che affronto una palestra. Fantastico, semplicemente fantastico. E vabbè. Le lacrime della sconfitta e la gioia della vittoria per me sono soggetti ugualmente pieni di valore artistico da immortalare con una foto, perché lei era fotografa. Fantastici, semplicemente fantastici. Comunque, per quanto riguarda me, il mio obiettivo mette sempre a fuoco la vittoria. E si parte con lo scontro, signori. Fate la sfida di Violetta. E manda in campo subito un Sarskit, che non so cosa sia. Sì, ve lo ricordo quanto mi triggava da piccolo questo, perché pensavo fosse debole in attacchi Eba, perché questo Pokémon è di tipo acqua. Però va bene, anche, però è coleottero, quindi vediamo se va a effetto l'Africa di Pidgey. Però prima va a segno l'attacco rapido di... Vediamo. Sì, ha effetto, fantastico. Comunque, la musica, ragazzi, tanto si chiama Violetta a capopalestra, no? Ho letto, ma sicuramente voi l'avete letto. Le pozioni, me l'avevo dimenticata. I capopalestra curano i Pokémon. E beh, ci sta. Lo facciamo noi perché non possono farlo, gli altri. Provo azione, rischio. Ok, no, perché ho rischiato, dico rischio perché magari curava, Violetta curava la sua Sarskit. E fortunatamente non l'ha fatto. E non ha più energie. Pidgey ottiene punti esperienza. Vivillon! Attenzione, il prossimo Pokémon di Violetta è Vivillon. Io direi, cambiamo Pokémon. Dai, mettiamo sull'altro uccellino del gruppo, che è Fletchling, sempre lei è una femminuccia. Comunque la musica dei capi palestra di Pokémon XY mi è sempre piaciuta la matta. Sentite quanto fa cazzuta è. Adesso sto zitta. Intanto livello 12 il... Aia. Il livello 12 il Vivillon. La Vivillon è di livello 12. Una femmina come il mio. Oh, ma solo due Pokémon c'è questa capopalestra. Me la ricordavo più difficile. Sarà perché da bambina arrivavo qua che non... Che non avevo voglia di livellare. Ok, subisce assilo Fletchling. Quindi subirà danni nel frattempo. Ah! Poverina! Ok, momento di ultima beccata. E abbiamo già vinto. Ho livellato un po' troppo, secondo me. Madonna, 475 punti esperienza. Cioè, proprio questo era il boss. Livello 16 per Fletchling. Vorrei imparare flagello, ma costa già 4 mosse. Andiamo a vedere cosa fa la mossa flagello. Allora, flagello, non vi sto a far vedere lo schermo inferiore. Chi la usa si dimena per attaccare, più efficace se i PS sono bassi. La metto al posto di Ruggito, ma solamente perché così riempio tutti gli slot di mosse che fanno attacchi.
Tra l'altro mi sono dimenticato di dire, ieri sera Frocky è salito talmente tanto di livello che ha imparato idropulsar. Ecco. Grazie di mettere a Ruggito il suo posto, impara flagello. Idropulsar al posto di botte, fate imparare. E ho vinto! Tu e la tua squadra siete veramente fenomenali, fantastici, magnifici! E vai, è il nostro primo scontro col capo palestra. È andato. Sei proprio... Anzi, tu e il tuo Pidgey siete proprio una coppiata perfetta per colpa... Perché sono partita con Pidgey, quindi dice Pidgey. Se fosse partita con Frocky, diceva Frocky. Fantastici, semplicemente fantastici! Ecco, questa è per te. La medaglia di seto, signori! Non ho usato Frocky in questo scontro. Vabbè, sarebbe stato ultra svantaggiato perché lui è di tipo acqua, i tipi acqua con i coleottero. Non sono molto forti. Già da ricevere la medaglia insetto da Violetta. Se le medaglie insetti Pokémon fino a livello 30 seguiranno puntualmente le tue istruzioni, anche se le hai ottenute tramite scambi. Anche questa è per te, una macchina tecnica come prova per la tua bravura nella lotta. E attenzione, MT83 che contiene Assillo. Ok, che è la mossa che abbiamo visto prima. Mette nella tasca MTMN. Se usi una macchina tecnica puoi insegnare istantaneamente una mossa a un Pokémon. Le macchine tecniche possono essere usate tutte le volte che vuoi. La mossa Assillo contenuta nell'MT che ti ho dato impedisce al nemico di fuggire per un po'. Per uscire da qui basta salire le scale che troverai dietro la tenda. Ok, sapete ragazzi, quasi quasi vado subito ad insegnare Assillo alla mia Vivillon. Perché quella mossa per l'appunto potrebbe rivelarsi utile. Tra l'altro qui sotto c'è ovviamente ci sono indicati i Pokémon che posso ripararla. Tutti quanti mi fanno ridere come se ancora siate. No, 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 sì, no, no, col punto esclamativo. Chi la usa lancia un attacco che tormenta il bersaglio per 4-5 turni durante i quali gli impedisce di fuggire. Infatti Assillo sta per tormento, proprio la parola è un sinonimo di tormento. Comunque, vai, Assillo. Quindi quando trovate in un libro la parola Assillo, intende quello. Una cosa che quando dico anch'io, magari, dico a volte una cosa assillante, è una cosa che per appunto è... che ti tartassa. Allora, insegna la mossa a Vivillon. Ho trovato la macchina tecnica, continuiamo a Assillo, la insegniamo a Vivillon. Però costa già 4 mosse, sì, facciamo dimenticare una mossa. Allora, le facciamo dimenticare il paralizzante. Ecco che voi vedete qua in sovraimpressione, faccio dimenticare paralizzante. No, anzi, le faccio dimenticare protezione. Protezione paralizzante lo tengo. 1, 2 e tada! Dimentica protezione, al suo posto il Assillo. Ok, non vi ho fatto leggere perché ha tutto qui. La conosce, adesso c'è... La conosce! Perché va tutto letto con punto esclamativo, no? Quindi, la conosce! Ok, mi fa piacere. La nostra Vivillon ha imparato Assillo così come la Vivillon di Violetta sa Assillo. Vabbè, ok, finito la parete sugli Assilli che sta diventando assillante. Usciamo dalla palestra. Oh, che bello, e usciamo vittoriosi. Che bello, l'uscita era dietro un quadro. Oh, la medaglia insetto! Il professore che ti ha affidato il tuo primo Pokémon ne sarà sorpreso. Perché non fai saltare al suo laboratorio a Luminopoli? Ma per prima cosa avvalerci il tuo Pokémon per rimettere in sesto la tua squadra. Sì, stavo leggendo giusto. Ok, adesso parlando di squadra, io direi un attimo di cambiare posto qua e di rimettere al primo posto il nostro Frocky che non l'abbiamo utilizzato, cavoli, almeno nel prossimo percorso utilizziamolo, che tra l'altro ancora un livello e Frocky si evolve, signori. Attenzione, il nostro starter è in procinto di evolversi, è a livello 16, si evolve, quindi... Ok, passiamo, che bello girare con i pattini, basta che mi muova con la levetta e in automatico vado con... Salve, sono un certo Pokémon, qui mettiamo i sesti Pokémon stanchi. Sì, voglio far riposare la mia squadra. Non so perché abbia cambiato ancora la tua, pensavo che dicesse robe diverse, invece non cambia niente. Sapete adesso che abbiamo vinto, adesso sistemo un po' la squadra, i box qui come voglio io. Perché allora io avevo ottenuto tutti gli slot pieni per dire, metti che tutti i miei Pokémon forti muoiono, magari gli ultimi che sono comunque a livello 3-5 magari fanno i miracoli. Non lo so, perché allora i miei Pokémon in squadra al momento sono, vabbè, ovviamente Froggy, Pidgey, Fledgling e Vivillon. E poi ci sono un Pikachu, una Pikachu, anzi un Pansier, che avevo ottenuto così per sicurezza come scorta, tra virgolette. Ma però non ho intenzione di mantenerli in squadra. Non avevo intenzione allora di tenerli in squadra.
e avevo intenzione di metterli via dopo depositarli nel box dopo lo scontro con Violetta. E siccome adesso siamo per appunto dopo lo scontro con Violetta, io direi li avevo tutti come riserve, tra virgolette, come ultimo baluardo, ultima risorsa proprio. Perché io puntavo su questi quattro Pokémon che vedete adesso, perché erano i Pokémon che volevo tenere. Intanto guardate qui quanti Pokémon abbiamo. Uno, tralasciando il doppione, perché ci sono due Pansha, abbiamo nel box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Pokémon. Quindi abbiamo catturato un bel po' di Pokémon, quindi già 14 Pokémon, più questi quattro che ho nella squadra, più le evoluzioni di tutti questi Pokémon, siamo arrivati a tipo una trentina di caselle. Cioè, io potrei già sbloccare circa almeno 20 caselle in totale del Pokédex. Non tutte, perché tipo le evoluzioni delle scimmiette hanno bisogno di pietre speciali per evolversi. Comunque, in ogni caso, ho sistemato la squadra come volevo. Adesso vedete che quindi in squadra c'è solo la gente che voglio io. Quindi Flocky, Pidgey, Fletchling e Vivillon. Anche Fletchling è in procinto di evolversi, è ancora un livello e ci siamo. Mentre Vivillon non si evolve più perché... Sapete, stavo pensando di mettervi anche Vivillon, ma un pochino mi dispiace, quindi mi sa che la terremo. Ma sì, dai, la teniamo Vivillon, la teniamo, un po' mi dispiaceva metterla via perché ci saranno un sacco di Pokémon che io voglio tenere poi in squadra fino alla fine, tuttavia non si può portare più di 6 Pokémon con sé, quindi. Fletchling, allora, già ve lo dico, allora, Froakie e Fletchling assicuro che ci saranno con noi in squadra fino alla fine del gioco e anche dopo la fine del gioco. Un po' mi dispiace, poi ci sono una marea di altri Pokémon che vorrò avere in squadra, ma non posso avere tutti i Pokémon che avrò catturato in squadra, purtroppo, quindi dovevo fare un po' di scelte man mano che andrò avanti, quindi magari potrebbe capitare che lascerò qualcuno nel box, ma poi dopo lo riprenderò più avanti, così perché magari ci potrebbe essere utile, e nel frattempo però dovrò livellarlo perché... Lui sarà a un livello basso, il Pokémon, metti che l'ho messo via a fine gioco, tipo Pikachu. Adesso, metti che poi la vorrò usare, perché la mia Pikachu è una femmina, la vorrò usare tipo nell'ultima palestra. Ho sparato, adesso però l'ultima palestra del ghiaccio, vabbè, a parte è un esempio per dire che se io voglio utilizzare un Pokémon che ho catturato all'inizio del gioco, devo prima livellarlo a bestia, perché ovviamente ha il livello che aveva quando l'hai lasciato giù nel box. E quindi ecco, insomma, quindi se prima l'hai lasciata giù che avevi livello 5 e non l'hai più toccata, non può alla fine del gioco avere livello 30, devi livellarlo tu manualmente. Ok, fin da questa parentesi, abbiamo sistemato la squadra come voglio io direi adesso di ma sì, dai, di salvare, di fermare l'episodio. Qui siamo a 4 ore e 58. Siamo a 4 ore e 58 di gameplay, cioè di gioco totale. Madonna. Vediamo se veramente di accelerare un po'. Voglio arrivare nel prossimo episodio a Luminopoli, come la città che ci ha menzionato il tizio all'entrata della palestra prima. Nel prossimo ci voglio proprio arrivare a quella città, che è la capitale di Kalos, ma va bene.